Mon poi, eh? Sì, certo, certo. Vai, ti metto una musichetta così, tanto per passare il tempo. Vai, vai, quello che vuoi. Vai, forza, senza ragazzi. Senza musica, ragazzi, sennò ci bannano. No, è mia. Ah, già è vero. No, questa è mia. No, non c'è musica, sennò ci bannano da Facebook immediatamente. Non c'è diritto d'autore. Madonna, veramente? Sì, è vero, purtroppo sì. Ci siamo? Ci siamo on? Ci siamo in diretta, signori. Benvenuti, bentornati. Che figata, Intanto in Zoom. Zoom. Signori, allora, bando alle ciance, che dire? Intanto un applauso a Enrico Silvestrin che ci ha salvato la puntata. Grazie, voglio ringraziare, diciamola tutta, voglio ringraziare tutto questo pubblico davanti, tutte queste persone davanti che si sono affollate nonostante il divieto di creare delle assembramenti, ma sono tutti qui per battermi le mani. Io li ringrazio, grazie ragazzi, assolutamente, grazie. Un secondo grazie. Applauso Enrico, perdonami, parlo a nome di tutti prima di iniziare, certo. Soldi non ce n'è. No, c'è. Mettiamo subito i punti. Se n'è andato Biggio, appena l'hai detto, è andato via Biggio. Non so se hai notato questa cosa. Allora, amici, siamo già alla metà. Come va, ragazzi? Grande Biggio, grande. Solo Francesco Mandelli sa che cos'è questa mano. Che meraviglia. È la madre, ragazzi, di Padre Pio. Il Padre Pio, è certo, non solo lui lo Mamma sa. Che paura. Comunque, ragazzi, che dire? Siamo qua in una prova anche... o siamo in streaming? È una prova. Buon 25 aprile a tutti ancora. Buon 25 aprile, ragazzi. Grazie, ragazzi. Buon 25 aprile a tutti. E che dire? Oltre a essere emozionatissimi per avere con noi questa settimana una puntata incredibile, a parte essere la prima volta, guarda qua, abbiamo lo sponsor alla mia destra. Oltre ad essere la prima volta che andiamo su Zoom, ma che dire, oh. Ma guardate che ospiti che abbiamo, ragazzi, pelle d'oca. Abbiamo la storia, i colossi di un'epoca generazionale, di un canale TV che insomma ha contribuito alla vita di ciascuno di noi, e quindi è un fantastico onore, perché intanto sono dei grandi fratelli, dei grandi amici, grazie al lavoro che tutti noi facciamo in primis da tanti anni, ci incontriamo sui palchi, magari non abbiamo mai avuto tanto modo di vederci anche in altre situazioni. Beh, che dire, oggi abbiamo deciso di regalare a tutti questa fantastica reunion dei piuttosto DJ, e poi attenzione, abbiamo qua, iniziamo con le presentazioni, va. Abbiamo lo zio di tutti, Mister Luca De Gennaro, grande Gegè, grande, un applauso grande a Gegè, mi raccomando. Senti qua il contributo, grazie regia, grande, grazie. Grande Gegè, e poi che grande, dire, grande. Andiamo in ordine di caselle. A parte noi tremendi, bella Ema, bella Mauri, bella Frank, bella Davidone. Grande Enrico Silvestrin, grazie ragazzi, grande grazie. Grazie a noi, siamo in diretta con Zoom dopo giorni bella di lì, bella lì, grande Francesco Mandelli, grande Fede Russo, grande Marco Maccarini, insomma ragazzi, che dire, siamo davvero davvero emozionati. Beh, innanzitutto che dire, neanche una tipa comunque, cioè, come al solito non c'è neanche una figa, tutte le VJ, butto in mezzo questo topic, diciamo. Sì. È un solito tormentone. L'unica donna che abbiamo è Piedina, ve la presento, eccola qua, è una costante guest dei tremendi. Come state, ragazzi, che ci raccontate di bene, bello? Guarda, se posso dire, io sono molto contento di essere qui al gioco dei nove, è veramente molto divertente. Spero che le domande siano facili e alla portata di tutti, insomma, questa è l'unica cosa che mi auguro. Sono un po' fuori allenamento. Manca solo quello, li hai fatti tutti, grande fratello, tutti. Pornhub ultimamente, insomma, siamo qui a lavorare, ragazzi. Ma voi pensate, hai aiutato l'INPS anche tu, allora. Ma scusate, ma secondo voi all'Italia chi lo ha regalato?
Andiamo su, dai, cioè, ma che veramente. Bravo, bravo. Tra l'altro, ieri me l'hanno per sbaglio. Ieri me l'hanno chiuso. Di vederti. Mai visto? Con la mascherina. Ragazzi, sì, non so voi. Sei su premium. A me ieri è scaduto, è stato uno dei giorni più tristi della mia vita. Sì, una giornata veramente drammatica, molto brutto. Ritornare al free col montatore che taglia i finali è veramente una cosa terribile. Comunque, vai, parliamo di altro. Prego. Ma posso chiedere che cosa ha di più il premium? Lo chiedo per un mio amico veramente, cioè, certo. Che cosa ha di più alla fine? Certo. Sei un pagliaccio. Lì, no? Certo. Cosa c'è? Spieghiamo, non c'è più informazione. Allora, chiederei a Biggio, che è l'unico con gli occhiali insieme a Gegè, e quindi comunque in effetti sicuramente fa bene, perché guardate Enrico, bello, sorridente, con la luce, cioè guarda, noi guarda da, oh, è morto, cioè. Da oggi è la fine, da ieri per me inizia veramente la fine, il collasso, lo strapiombo. Scusami Harry, ma non puoi streamare e ostare pure lì? Certo, cioè. Non puoi streamare uno switch anche lì, scusa. Assolutamente. La facciamo dopo, però siamo solo nudi, così sicuramente non ci chiama nessuno. No, comunque io sotto sono nudo adesso, ma tanto siamo inquadrati, no, il problema è che tutti insieme non facciamo 25 a riposo, diciamo, cioè quello è il problema. Comunque lo segno dei tempi. Parlando, quando parla lo zio Deggio dobbiamo stare zitti, no, è vero che sì. Non è un caso, 20 anni fa su MTV, 20 anni dopo su Pornhub, per cui la strada è chiara, al passo coi tempi. Oh, Davide vuole essere il primo comunque della fila. Deggio lo confermerà, ma il 15 settembre c'è il Pornhub Day all'Arena Parco Nord di vado a lavarmi, vado a farmi la doccia, arrivo, organizzato. È un'evoluzione, sì, assolutamente. Con i Blu Vertigo che cantano Fuori dal Tempo, l'MTV Day era sempre qui, c'erano sempre i Blu Vertigo che cantavano Fuori dal Tempo, anche le vibrazioni, e con i Black Eyed Peas che si fanno dei cannoni così. Esatto. L'importante è che Morgan non chieda dov'è il bugo a questo punto, direi. Non lo sappiamo ragazzi. Sono cose alle quali non possiamo ovviamente rispondere. Succede. Chiaro. Fabri, e tu invece dove sei? In che parte del mondo sei ubicato? Io? Sì. Io sono a Milano, come molti di voi, penso. Parla per te. A Roma? Sì. Ma a Roma state da Dio, ma che cazzo me ne vede? Guarda, chi sta meglio è lui che sta a Formentera, è Davidone a Formentera, lui sta meglio di tutti. A Tenerife. A Formentera non lo volevano. No, l'hanno mandato via. Esatto, ma a Formentera c'è il mare, sì. C'è pure Vieri, secondo me, sono rimasti il mare e Vieri. Anche la spiaggia. Ma vai in spiaggia tu a fare la passeggiata, se abiti entro 100 metri dalla spiaggia puoi andare. No, non si può andare in riva al mare, assolutamente. Lui ha una tenda in spiaggia, comunque Fabri, stai sereno, da un annetto. Io proprio vista mare. È visto mare, visto pesce. E invece, esatto. Marco, tu dove sei di bello? Come stai, Marco? Bene, no, me lo sto vivendo abbastanza bene, spiace dirlo, ma io me lo sto vivendo abbastanza bene. Quindi, ma invece urliamolo. No, perché uno se no uno dice io me lo sto vivendo bene, è una situazione, sono stato uno di quelli fortunati nella mia cerchia, tutti a posto. Ti piace non fare un cazzo a te? No. Guarda, come tutti voi in realtà si lavora quasi il doppio, a parte che io sono in radio tutti i giorni. Ma io concordo pienamente con Marco, cioè anche io quando finirà questa cosa io avrò una malinconia pazzesca, cioè è stato, sapete che è stato i giorni più belli della mia vita. Ti è chiuso in casa senza nessuno che ti rompi i coglioni. Sì, quando tutti i tuoi uno deve sempre guardare positivo, e esatto. Quindi sono stati giorni belli, mi dispiace per tutto, per facciamo una premessa, con il rispetto per tutte le famiglie di coloro. Bravo, che perché è vero, nel senso, questo è ovvio che è pensato, certo. Però allo stesso tempo anche chi invece, diciamo, sta vivendo in generale con felicità, con gioia, deve essere rispettato. Siamo d'accordo? A voi non ve ne frega niente di chi soffre, questa è la verità. Più che altro è vero. Perché poi un sacco di gente come noi, che non ha mai tempo per sé, a un certo punto è arrivato tutto di botto e quindi uno se lo gode un po', ti voglio dire. Certo, adesso io dico una cosa che dico sempre, presto, però voglio dire.
Certo, certo. Adesso si trova occupato quando fai una videochiamata incredibile. Ma che veramente? Siamo alla nuova frontiera. È la nuova frontiera questa. È la nuova frontiera, la nuova frontiera. Però, insomma, per dire, questa occasione è una testimonianza che in questo periodo di cose belle ne possono anche succedere, no? Noi stiamo con i tremendi, ridendo e scherzando, in queste ultime settimane stiamo radunando tanti amici che magari era da un po' che non si beccavano, e quindi è una figata per cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Quindi sempre, secondo me, cioè anche sempre. Quello è un simbolo di resistenza, no? Cioè vederlo giusto. Comunque con positività. Certo, anche perché certo. Noi stiamo facendo tutto quello che potevamo fare, ovvero stare a casa. Certo. Esatto. Alessio, prego, volevo dirti questa cosa, no, che comunque è stato un piacere rispondere alla tua chiamata. Aggiungo anche che se mi mandi un'altra email e ti denuncio. per stalking. Ragazzi, per essere chiaro. Io voglio chiedere una alla 34esima, te lo giuro, parte la denuncia, ok? Va per tutto chiaro. Marco, meno male che siamo a 33, va. Marco, stai sereno che appena prende un po' di confidenza parte con WhatsApp, Marco, stai sereno. Allora ragazzi, io volevo un attimo un secondo chiedere a Biggio, ho capito dove girano Casting Couch, lo fanno a casa tua. È quello. Attenzione, ogni quanto lo lavi? Cioè, dura sempre in tintoria, in lavanderia ogni due giorni. È nuovo, l'ho comprato poco perché prima che succedesse in questo paese. Certo, certo. Ho capito. Su quel quadro lì, attenzione però, sopra quel sofa, tanta roba quel quadro lì, Ma perché quella lì ti dice, questa qua è la dimensione. Non guardare le mani, guarda le braccia. Com'è? Ma quello è manteniamo le distanze. La coronavirus. Che c'era meraviglia. Una maglietta a New York che avevo visto che diceva I swear is this big con le mani. Certo. Ma prima al posto di quel quadro ne aveva un altro che faceva invece così. Era così. Sì. È rarissimo da trovare. Bello, bello. È un invito. Così. Era che molto meraviglia, bello. Che meraviglia. Vabbè, insomma, non so che dire. Ce le vogliamo iniziamo? Scambiare due chiacchiere, iniziamo, certo, dai, sì, allora, ci parliamo. Che meraviglia. Allora, io vorrei iniziare. Certo. Scusa, che avessimo quasi finito. Io voglio iniziare. La birra, veramente dobbiamo ancora cominciare. Posso mi dichiarare? Raccomando, appena finiamo, ricordami che ti devo mandare una mail. Grazie mille, grazie. Oh, scusami, ma possiamo il riassunto della puntata scritto. Avete ringraziato Silvestrini perché comunque vi ha salvato la diretta. Vogliamo ricordare di quella volta che è successa la stessa identica cosa durante un MTV Day, è stato proprio Enrico Silvestrin a mandare in onda tutto quanto, salvando, diciamo, il gruppo elettrogeno, no? Come Hulk si è messo così. volevo renderlo un supereroe così, come ritorno al futuro, si è attaccato ai cavi. Un vizio allora. Quando accadeva questo, qualcosa delle vostre più grandi esperienze su MTV, che avete intervistato, la vostra cosa più bella, non lo so, Luca, come hai fatto a sceglierli? Ma li hai scelti tutti tu? No. Allora, ehi, più ben chiaro. Lui aveva scelto donne. No. Io non ho merito se non in alcuni piccoli casi. Federico è uno di questi. Perché io non mi occupavo di VJ, mi sono sempre occupato del contenuto musicale. Enrico l'ho già trovato lì, nel senso che è arrivato un paio di anni prima di me a MTV. Era già lì da un pezzo. Poi, diciamo, il reclutamento dei VJ, sì, io partecipavo alle riunioni in cui vedevamo i provini e dicevo la mia, però l'ultima decisione non è mai stata mia. Devo dire che io ho favorito, nel senso che ho notato che erano bravi determinate persone e quindi dentro l'azienda gli ho detto guardatevi questi perché secondo me sono in gamba. Uno era Federico Russo, le altre erano Chris and Chris, che salutiamo, grande. E poi anche Andrea Pezzi è stato un diciamo una imbeccata di Linus, perché lavorava a Radio DJ e Linus mi disse guarda questo qui è un ragazzo bravo, e allora gli abbiamo fatto un provino. Dopodiché, ripeto, la decisione ultima non era mai mia, però diciamo che intervenivo, ero nel gruppo. Però mi ricordo benissimo quando abbiamo visto il provino di Marco, per esempio,
perché mi ricordo che era un cerca CVJ, no? Era una di quelle sì. cose. Ecco. E lui, sì. praticamente lui doveva fare finta di fare un'intervista a qualcuno. E alla fine e mi pare che dicesse sì, perché io sto facendo un provino per diventare VJ MTV. Questo qua gli dice in bocca al lupo e Marco risponde in bocca anche a te. E allora l'abbiamo preso per questo. Non me lo ricordavo neanche. Quando abbiamo sentito in bocca anche a te abbiamo detto ok. Questo è bellissimo, bellissimo. E poi se non sbaglio Marco... Marco, tu se non sbaglio hai una, se non la prima trasmissione che hai fatto su MTV era sullo sport, qualcosa inerente sì, sì, allo, sì, MTV Sport, vero? La web chart ed MTV Sports, dove andavamo con Guido Bagatta alla Guido Bagatta, è vero. Regia, produzione, tutto quello che c'era da fare per viaggiare, andare in giro. Mi mettevano tipo su dei non so, dei ciambelloni, però sulle piste da sci. Okay. E tu dici, ah, ma sì. E se muoio? E dici, vabbè, ma pazienza, io lo facevo. Della sì, erano gli sport quelli più strani, più estremi. Sì, sì. No, fighissimo, fighissimo, bella storia, bella storia. E poi a me è una roba che piaceva di brutto comunque, perché mi immedesimavo, era MTV on the beach, che bomba, che figata. Che poi l'avete fatto assieme Marco e Francesco, giusto, a volte. Beh, ma MTV on the beach è stato storicamente il programma più bello di MTV. Cioè, secondo me, cioè, bisogna dire che quello lì era il programma che tutti volevamo fare. Se credo, cioè, ti immedesimavi nel senso che volevi essere, più che altro, uno invidiava più che altro la situazione. Ma io vi assicuro che facendo MTV on the beach, io sono uno di poche pretese, io facendo MTV on the beach ho realizzato uno dei sogni della mia vita. Riccione. Cioè, abbastanza misera, come potete capire, no? Però facendo quel programma, anche, dicevo, non è possibile che lo sto facendo io dopo averlo visto, perché era una roba mitologica, no? Questi ragazzi che andavano per le spiagge di Ibiza o in giro per il mondo a fare dei giochi, lo so che è di una semplicità disarmante, però aveva un appeal fantastico. C'era un'atmosfera incredibile, ma si traspariva proprio questa atmosfera. Dove siete andati? Ovunque. No, ma tu hai cominciato come pubblico di MTV, mi ricordo male. Io ho cominciato praticamente con Andrea Pezzi, perché lui cercava pubblico di un programma. Vero, mi ricordo. E che certo. Si chiama Tokyo Show, era 98, Show. Nello stesso studio dove facevano Sonic poi. Sì, certo. Erano gli Interactive Studios. E lui cercava il pubblico di un programma e aveva una parte in questo, c'era un personaggio in questo pubblico che era quello del non giovane, che mi assegnò. E qua un applauso a questo personaggio incredibile, dai, e come si fa, cazzo? E infatti tanto di cappello ad Andrea, cioè il motivo per cui io sono qui a parlare con voi è Andrea Pezzi, fondamentalmente. Cioè, sì, è già il qua. Nome ci piace un sacco. dico, ma... E invece Lazarus? Beh, Lazarus è un'altra grandissima figata, cioè un altro programma veramente che non ci credi che ti paghino per fare quel tipo di... Esattamente sì. E la vostra strada, diciamo, France, Fabri, voi due quando avete iniziato a... Cioè, da quanto vi conoscete, se prima dei soliti idioti, prima delle stagioni su MTV, no? Siete amici da tanto. Sì, perché Fabrizio faceva l'autore, no? Anche, cioè... Io arrivai come autore di Jeep, perché pensa che io feci un provino, però andò malissimo perché non riuscivo a fare il DJ, quello serio, che lanciava i brani, non conoscevo, mi ricordo Orsucci, che era il direttore artistico di MTV, mi disse, allora, chi sono questi? C'erano gli Oasis in TV, frati, chiedo scusa. E io credo siano due fratelli, così, quindi... Però dopo il provino mandai un fumetto a MTV, dove c'ero io che aspettavo la risposta di MTV e la mia vita era distrutta, visto che presentavo sto fumetto. Quindi mandai sto fumetto, dopo 15 giorni che del fumetto mi chiamano e dicono, guarda, la vogliamo incontrare. Mazza così. Cioè, ti davano del lei? Sì! Mai sentito, cioè!
non davano del lei neanche al Papa, ma a Biggio sì. Non è possibile che gli dessero del lei a Biggio sì. Cazzo, no, non è possibile, non lo so. Perché lì se ti davano, se davi del lei a qualcuno ti metteva le mani addosso, era un brutto segno, era stato troppo tempo in Rai, capito? E quindi no, no, e lì senti coglione, così proprio così ti parlavo. Vieni a fare il martedì che ti dobbiamo parlare. Dice, va bene, rimani nell'ufficio di Orsucci, questo mega, perché era un mega capo del, e c'era il documento proprio appeso nel suo ufficio. Quindi dice, beh, ragazzi, proprio fatta alla grande, proprio... E lui mi disse, allora noi abbiamo un sito di ntv.it e ci piacerebbe che tu facessi una vignettina una volta ogni 2-3 mesi, così, no? Lui mi disse, sto scherzando, scemo, dai, e mi chiese di fare l'autore di Jeep. E Jeep fu, come si chiama, come dice Dante, fu... Cicisbeo, no, concubino, fu... ce l'ho, ma non interviene nessuno. Pensaci, Galeotto, coautore. No, Cicisbeo, secondo me la prendo con una. Quando parla che si contagano è il libro, voglio Esis, autore. Oh, guarda, vabbè, ma fa... allora, l'unica che la sa è il Fiorentino, chiede a lui, è l'unico che la può sapere. Lo so, però sai cos'è? Che tra Cicisbeo e concubino, cioè, non c'è proprio un cazzo. Sì, sì. Non è una cosa suggerirei Maniscalco, che potrebbe essere bravo. Maniscalco con due. Dante dice che per parla Francesca ci fu una persona scatenata che li fece incontrare, e per me Francesco fu Jeep, perché Francesco divenne amico di Jeep prima di tutto. E lui faceva Select con le due Chris, no? Fra... Sì, quell'anno lì, 20 anni fa, ragazzi. 20 anni fa. What the fuck? E qui, oggi, 20 anni fa. Qui successe questa cosa incredibile, perché Francesco voleva fare MTV Media insieme a noi, perché era un programma un po' più creativo, un po' più pazzo, e lui aveva questa verve che era un po', insomma, che voleva venire fuori. Quindi, vabbè, facciamo, scriviamo insieme, già ci troviamo bene. E mi ricorderò per sempre la sensazione di quando abbiamo dato il primo Chuck. C'era, cioè, proprio lì un Cicisbeo, no? Che diede a ridaglie. Ma non te la rischia, non te la rischia. Gioca semplice. E abbiamo cominciato a recitare, no? Per quello che riuscivamo a recitare a quel tempo. Anche adesso. Ed è stata una cosa incredibile, perché era come se l'avessimo fatto sempre. Cioè, come, non so, che incontri una ragazza, ci fai l'amore per la prima volta e ti trovi su tutto, no? Poi abbiamo fatto anche l'amore, ti ricorda? Ma non vi siete trovati, ma non vi siete trovati. Che meraviglia, che meraviglia. Però io e Fabri sì, ci conosciamo da 20 anni, quindi poi per un sacco di anni abbiamo fatto cose insieme che non si è cagato nessuno. E poi abbiamo fatto questo Beh, vabbè, insomma, meglio tardi che mai, anzi neanche tanto tardi, direi. Direi, giusto un attimo. E invece parliamo un po'... Però c'è da dire una cosa, Ale. Prego, avete fatto sognare con i soliti idioti. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ma anche noi abbiamo sognato. Cioè, anni con gli amici a dire le solite cazzate. No, vogliamo parlare dei doppiaggi di Beavis and Butted, per esempio, adesso, se proprio allora, vogliamo. Bomba. No, quelli, i primi che doppiarono Beavis and Butted furono Elio e Faso. Siamo loro per fare il doppiaggio. Invece per Enrico il salto è stato MTV Europe, subito MTV Italia. Tu eri già MTV Europe. 3 anni ho fatto sia MTV Europe. Sì, però calcola che, cioè, Luca già c'era, nel senso che poi era già presente, no? E c'era questo piccolo ufficio di Milano che all'inizio MTV Italia stava ad Amsterdam, te lo ricordi? Stava in Olanda inizialmente. C'erano tipo... No, era una roba quando 5 persone. Quando ho entrato io c'era già questo ufficetto di Milano di cui parla Enrico, esatto, che era in Viale Vittorio Veneto, quindi insomma, certo. Vicino a... Io mi ricordo ed era un appartamento, cioè era un appartamento con due stanze, eravamo in 6. E il divano di Biggio. Enrico non c'era, nel senso che Enrico era a Londra, abitava a Londra. Io quando andavo, cioè, poi in realtà si andava spessissimo a Londra, perché sia Enrico che Camilla Radzonovic
stavano lì e facevano i programmi da lì. Tra l'altro Enrico faceva programmi per MTV Europe, non per MTV Italia, certo. Mi ricordo una volta che ero con te nello studio e tu intervistavi Snoop Dogg, eri lì già. Del 96, Enrico, non so se hai capito, ci piace Snoop Dogg. No, no, certo. Era, era il primo disco che fece su, su, come si chiama, su Death Row, praticamente. Death Row, era il primo disco che fece su Death Row, che non era il massimo. C'era Snoop Upside Your Head, che era figa, ma però, però lui era, era troppo divertente. Snoop Upside Your Head, you got Snoop Upside Your Head. E come si chiama, Rico, come si chiama il programma in diretta, quello del pomeriggio che conducevi hanging tu? Hanging Out. Poi facevi anche, vabbè, MTV Select. Hanging Out, scusate ragazzi, Hanging Out da Londra con Davina e Crispin. Qua stiamo parlando di tre programma più bello della storia della telecomunicazione mondiale degli esseri umani. C'era anche Ray Cokes, che era un bravissimo comico che faceva il presentatore su, su MTV, che Most Wanted, un comico famoso, insomma. E poi dopo qualche anno è arrivato quello che adesso è considerato il più bravo, comunque sicuramente il più ricco tra i presentatori musicali, c'è cioè Zane Lowe. Zane Lowe ha cominciato da noi, poi è andato alla BBC per 13 anni, adesso è a Apple. Lui iniziò, Zane Lowe arrivò e iniziò con MTV2 e faceva un programma che si chiamava Gonzo, che era bellissimo. Col divano. Bravo, col divano. Che poi è quello che andai a rifare con Brand New, quando poi passò a me, praticamente nella stessa impostazione. E Zane Lowe poi si è fatto diversi anni a BBC Radio 1, da lì poi è passato a Beats 1, che dirige in questo momento, insomma, vabbè, ma parliamo lì proprio di un fuori classe, quello che si è preso. Però scusatemi, ma sinceri, Zane Lowe è più bravo di Silvestrin? No, questo no! No! Cazzo! No! No! Mai nella vita! È più brutto! Ridillo! C'è un altro piedino, vai piedino! Silvestro, che sta, che noi siamo tutti a casa, ma lui invece ci sta salutando da uno studio della BBC. Perché tu sei in uno studio della BBC. Sto hostando. Posso chiederti lì, che è in casa tua lo studio della BBC, posso chiederti se quello lì dietro è il countdown per la fine del mondo? No, in realtà è quello di Lost. Sì, è quello di Lost. Infatti tu oggi sei Lost. Devi mettere il codice, devi mettere il codice. Sei Lost. L'ho comprato adesso. Gli scherzi, scusate. Beh, sai perché Silvestrin è in 4K e noi sembriamo ancora su MySpace? Ma soprattutto perché Silvestrin all'abbonamento premium. Ma tu perché hai in 4K? Tu perché hai l'inquadratura di alcune serie TV? Sì, c'è un fisheye, però. È un China fisheye. €1,50 grande, grandissimo. Davide, allora, levalo pure tu il fisheye. Scusate, allora lo levo anch'io, che sono il re dei faccioni. Allora, si può dire che Maccarini aveva la stessa inquadratura di Jackass, uguale. Sembrava Steve-O praticamente. Oddio, scherzi. Sto lì a ridere. Comunque, scusa, posso dire una cosa? Siamo veramente, cioè, adesso non è per cose, secondo me siamo ancora tutti belli, cioè, anche esteticamente, no? Dai, assolutamente. Non tu, Alessio! Allora, adesso... Oh Marco, adesso che non si vede più Francesco, che non è più inquadrato, lo possiamo dire, sì, è vero. No, anche lui si è fatto un bel umetto. No, siete, parlo da zio, siete cresciuti benissimo, siete ancora belli e giovani, per cui altro che fiero di essere stato. L'alcol e la droga. Fede, non smettere mai, Fede, perché dopo da lì c'è il tracollo, te lo dico. Allora, è chiaro che un ingrediente importante sarebbe premium di Enrico. Un ingrediente molto importante è sicuramente la musica. L'altro è la figa e non è presente quest'oggi, però io vorrei chiedere. Non ti preoccupare, neanche settimana scorsa e neanche quella precedente, vai tranquillo. No, veramente, non è vero, c'era la Pandolfi. Esatto. Enrico dovrebbe conoscerla, no? Certo. Claudia è stata ospite bene con noi. Hai fatto il distretto di polizia tu? No, io dopo, però comunque ho fatto il mio primo film della mia vita con lei, che era il suo primo film della sua vita, che era un film di Michele Placido, ed eravamo fidanzati nel film.
questo per dire, vabbè, io vorrei dire, no, per noi sei ancora più un eroe. No, vabbè, noi neanche per finta, niente. Però, scusa, non era adesso... stato il mio eroe quando ha fatto il figlio di Bud Spencer. Non ero il figlio, però non ero figlio, ero il commissario, cioè eravamo gli ispettori, eravamo amici, cioè molto amici, figlioccio. Non è il figlioccio. Okay. Però tu l'ispettore, lui era il cuoco che esatto. poi aiutava. Allora io voglio dire una cosa, bella la figa, bella tutto, bella la musica, però c'è una cosa di Gegè, di Luca De Gennaro qua sotto che mi sta creando un'invidia mortale. Io non oso immaginare le edizioni limitate che lui possa avere in quella cavolo di libreria là dietro, ma c'è quel Black Star che mi sta chiamando praticamente. Cioè, diciamo, quella copia, svegliamo. C'è cioè quella copia di Black Star che varrà almeno 100 milioni di euro, capito? Cioè, questa qui è praticamente ci sono le ceneri di Bowie dentro. Ci sono le ceneri di Bowie dentro. Prima che lui morisse, infatti, c'è scritto: oggi David Bowie compie 69 anni e esce questo disco. Oggi, e domani? E domani? C'è il CD, è una cover di Telefono. Per cui sì, una limited edition effettivamente. Quante ne hai di queste cose da stare male? Io lo sai che dentro casa tua non ti rivolgerei mai la parola? Certo. Che figata. Fede, la senti? C'è anche il vinile dei Rolling Stones con la cerniera vera, giusto? Io ne ho due copie di quelle. Sì. Ne ha due. Ce n'ha due. Il vero collezionista, una la suona e l'altra la tiene in cellophane. E tra l'altro, quando l'ha presa, c'era scritto in copertina, contiene due botte acchittate di Keith Richards e ce n'è solo una. Madonna santa. Fede, senti, invece tu... 4 euro. La botta di Keith Richards mancante. Quella mancante. Ragazzi, lì ci sono tanti soldi di dietro, eh. Certo. Fede, senti, invece la tua avventura parte circa nel 2004, vero? Con sì, 2003-2004. Io lavoravo in radio ai tempi e vivevo a Roma e come tutti volevo lavorare in TV e allora chiesi a un amico che lavorava nella musica il quale radio lavoravi. Interrompiamo un attimo l'intervista, guarda De Gennaro, mandate i bambini a dormire. Cosa c'è? Mandate come i bimbi, facciamo a vederlo? Se vede. Dov'è? Ah, eccolo, infatti, ve lo ricordo, Eccolo lì. Wow, grandissimo. Nella versione originale usciva anche il pisello, però poi si è consumato. Allora, posso dire una cosa? Questo, vediamo chi lo riconosce. Cos'è? Dov'è? Che non lo vedo. MTV Sorry. Cos'è? Sì. Credo di averlo anche Marco Maccarini, se sul cellulare, metti il cellulare orizzontale. Ah, ok, non sono dal Paolo, l'ho visto. Ma cos'è Fabri? Ma come cos'è Fra? MTV Sorry. Ci fu una splendid day con qualche cosa in cui tu e Jim eravate andati in America a vendere una bistecca, non mi ricordo che cazzo avete fatto. E arrivaste in ritardo e vi presentaste con questo CD MTV Sorris e con delle canzoni per ognuno di noi. Ce n'era una per De Gennaro, una per no Marcelli. aspetta, mi ricordo. Allora quell'anno praticamente che chicca Fabri, grandissimo ragazzi. Cioè non puoi fra non puoi dire che non ti ricordi, esistono le prove, cioè perché hai fatto una faccia del tipo ricordo nel 2000 Jeep mi portò a Miami e nessuno dei due aveva portato dei soldi per andare a Miami. Sempre una buona idea. Successe un casino, vabbè, non vi sto a raccontare, e saltammo una foto con tutti i DJ, non mi ricordo che occasione era. Sì, bravo, la foto. Era una foto con tutti i DJ nel settembre del 2000. Servizio per Vanity Fair. C'era Antonio Campallotto e tutti i DJ. Quello intorno. A Padova. Abbiamo fatto a Viale Padova l'abbiamo fatto. Bravissimo. Noi non c'eravamo perché eravamo bloccati negli Stati Uniti a rischio arresto. Ce l'ho ancora. Quella foto dall'alto. È la foto dall'alto. Ce l'ho, sì, ce l'ho anche io di là, da qualche parte. Fede è andato a cercare la diapositiva. Sì, ma è troppo...
troppo in alto, troppo in alto, non ce l'ho più. Quarantena, non ce l'ho più. Il servizio con i VJ nudi che era per un giornale. C'era Marco? Lì c'era Marco, c'eri c'ero tu. Solo io, c'ero solo Chris. Io. No, cavolo. No, no, fermati, cavolo. C'era Marco e c'erano i Chris. Hai omesso questo piccolo dettaglio, che c'erano le Chris insieme a te. E in copertina Giorgia, credo. Sì. E vogliamo ricordare che non era... Eccola qua, eccola qua. Attenzione. Dov'è? Certo. Ce l'ha Fede. Blooming Days, una roba del genere. Però questa ce l'ha? Eravamo al vivaio in via Loncavallo. Via Padova. Ce l'ha Fede, France, ce l'ha Fede. Eccola, eccola. Eccola, cioè, eccola poi, lì. Te la masterizzo, frate. No, ma masterizzo. In questa qua. No, ma Fede. No, Fede. No. Fede, no. Non è questa. No. Non questa è questa. Qua, vero. Questa è quella dove siete. Qua, questa è quella dove siete. Infatti vestiti, ci sei. Fede. Volevano l'altra loro. Infatti ci sei. Ma non è questa, Fede. Questa qua è dopo. No, no, hai ragione, Francesco. Nel senso che esiste un'altra foto in bianco e nero in cui c'erano. Era un periodo in cui i VJ erano tipo 15, eravate tantissimi. Certo. Ragazzi, salutiamo Giorgia Surina nel Eccola. Frattempo. Grande Giorgia. Ne esistono Grande. Tre, ne esistono tre. Esiste quella di Federico, quella che è appesa ancora a Cine Video Studio per Vanity Fair, tutti un po' col cappello. Ma che 2008, no. 2009, 2010. E quella nudi, quella. Bravo, 2007, 2004 e quell'altra nudi che dove non c'era. Bravo, bravo, ha detto dei numeri totalmente diversi. Bravo. Basta andare su Google e scrivere VJ nudi e la vedete, E dovete avere premium però, se avete premium la vedete subito, se no... Beh, grandissimo Marco. Wow. È un po' sgranata, se no. Allora, eccola, posso dire? Il cellulare? Eccola lì, guardate. Ci sono. La mia parodia, io avevo la gigantografia di questa roba qua, e questa era la mia parodia. tra l'altro, l'altro è Davidone, lo riconosci. Sì, è Davidone. Peraltro questa qui fu la prima copertina di cos'era, Max o Vanity Fair, Marco? Max. Fu la prima copertina di Max, dove non chiamarono un fotografo perché in realtà era foto sua, era foto di Marco, della sua intimità, fu trafugata dall'archivio, dal telefono, e fecero la copertina. In realtà non stavano affatto posando per la copertina, non lo sapevano. In quell'occasione è stato bello perché ero veramente ero nudo in mezzo a Chris and Chris, c'era Camilla, c'era Fanny Fidenzio, c'era Victoria. Fanny, grande. Sì, Giorgia non c'era, e tutti nudi, completamente nudi, e io che facevo la campanella, perché non posso dire la campanella, il battacchio sulla schiena di Victoria. Le facevo che bello. A un certo punto dalla realtà, cioè dal mio batacchio, diciamo, ho iniziato a mettere la mano e andavo sempre più giù, come se fosse appunto quella roba che si vedeva prima. Lei si è girata, come dire, però si è accorta della finta, però è stato molto divertente. Mancati, ragazzi. Marco, ogni quanto andavi al bagno durante quel servizio fotografico? Spesso e volentieri. Certo. Ma ormai eravamo arrivati ad un momento che c'era una confidenza tale che potevo anche non andarci. C'è stato veramente un bel momento. È vero che il servizio è finito perché a un certo punto ho detto: oh, fotografo, non gliela faccio più, basta, molla, mi fa mandare via. È ora della sigaretta. È finita la versione premium e quindi abbiamo dovuto chiudere anche lì il collegamento. E invece, Fede, France, ma parliamo un po' dei sashimi, come shazami, sashimi ha un senso, è un side project, niente male, con Andrea Pezzi, è un programma di Andrea Pezzi, esatto. I sashimi, è che c'avevo voglia di giappos da sti era tipologi. Realmente un programma di Andrea Pezzi, sashimi, giusto? Certo. Una storia bellissima rispetto a questa storia di Andrea Pezzi, però non so se è il caso di raccontare. Vabbè, ma non c'è. Praticamente l'anno dopo Toku Show fecimo sushi, cioè nel 99 dovevamo fare sushi, ok? Il programma costava così tanto, adesso veramente, cioè erano anni in cui il programma costava così tanto che a un certo punto MTV gli disse: guarda, purtroppo costa troppo. E lui gli disse: vabbè, non c'è problema, io da questo programma ne faccio due. Uno era sushi, che era
tutta la pantomima live, con la band dentro, sì, che suonava, quindi redotti, non lo so, pezzi di programma. Poi i Red Hot Chili Peppers facevano una canzone, non so se vi ricordate, TGI Friday. Certo, sì. Era un programma che andava in Inghilterra, lui faceva la stessa cosa, no? Praticamente dal talk show apriva una porta e c'erano i Red Hot Chili Peppers che suonavano. Ok, questo era Sushi. Siccome costava tutto troppo, cioè camion regia, mille persone, cioè era una roba meravigliosa, lui disse, ma io faccio anche sashimi, cioè piglio il live dei Red Hot Chili Peppers, se lo metto in onda da solo, così da un programma ne facciamo due e giustifico tutti questi soldi. E lì lo facevamo sashimi in... era sushi ma senza il riso, la parte musicale, e era lì... la parte musicale, era la parte mecenate, era, non facevamo in via mecenate, e lì ci portammo sicuramente i dolci di pepe, come tutti si ricordano, però ci fu anche Scancanansi, mi ricordo Scancanansi, i dolci di peppers, Swed, Green Day, forse anche Feeder. Era un gruppo. I feeder. Come no? Feeder. Mica spaccava. Beh, insomma, sì. E tante, ovviamente poi tutti gli italiani possibili, nel senso che gli italiani passavano da tutti quanti, e poi gli internazionali, devo dire che lì, solo in via Mecenate, senza parlare di quello che abbiamo fatto in via Belli, eccetera, ci sono passati i REM 3 o 4 volte, i Green Day, Elton John. C'è ancora il pass dei REM. Ma posso dire che adesso è impensabile fare una cosa del genere? Sì, perché non fanno promozione, cioè non girano con gli studi. No, però loro, cioè, poi Luca, tu mi conferma, però venivano tutti gratis, cioè la promozione che facevano su MTV gli fruttava una vendita di dischi tale per cui loro venivano a avevano un ritorno c'era, però c'era nel caso rapporto, di San Grassi che pagavano aerei, aerei, ristoranti, è come un po' più. Ragazzi, è come il ritorno che avrete dopo questa diretta, in pratica. Esattamente. E io mi tocco fare i programmi di MTV o fare gli eventi di MTV voleva dire, cioè questa roba qua si rifletteva sulle vendite dei dischi, che era l'unico modo per ascoltare la musica all'epoca, nel senso, per cui era veramente il cosiddetto passaggio promozionale, e le case discografiche questa cosa la sostenevano. Dopodiché, chiaramente, quando si trattava di portare i big tipo REM, Chili Peppers, Oasis, eccetera, perché abbiamo fatto anche gli Oasis e come no? All'Alcatraz. Una cosa all'Alcatraz 2005. E abbiamo me lo ricordo. Però abbiamo fatto anche Noel. Metteva intorno un tavolo con la Warner, la Sony, eccetera. E si diceva, ok, e si cominciava a fare il pianto greco. Sta roba mi costa 50.000 euro, cioè vienimi incontro, eccetera. Cioè, alla fine, però comunque nessuno degli artisti prendeva un cachet per quelle cose lì. Posso chiedere a Luca una cosa, scusate. Luca, qual è stato l'artista più difficile da portare a MTV? Quello che quando l'avete chiuso avete detto, porca puttana che difficoltà, mamma mia, mai più nella vita. Shazami. Guarda. Shazami. Madonna. Alla fine, cioè, tra quelli, perché ci sono anche quelli che non siamo riusciti a portare, ovviamente, cioè quelli che però direi che stranamente nessuno di quelli internazionali, nel senso che gli internazionali quando arrivavano in Italia noi eravamo comunque considerati come uno dei che fosse TRL, che fosse Sony, certo, eccetera, diciamo una delle destinazioni da dove andare. Però per dire, Vasco Rossi non è mai stato così facile da portare, nel senso che c'era una serie di difficoltà gestionali, poi è venuto 3 o 4 volte. TRL Napoli, Marco TRL Napoli, quella è stata forse la più bella. Però voglio dire, o anche Eros Ramazzotti, stranamente, cioè gli artisti di quel tipo di levatura lì alla fine erano difficili da confermare, avevano sempre una serie di sovrastrutture prima di arrivare alla conferma definitiva. Per voi ragazzi, chi è stato il più emozionante che avete intervistato nella vostra vita? Parti tu. Guarda, ieri noi eravamo in diretta insieme con Marco e ci hanno chiesto la stessa cosa. È difficile perché comunque davvero era un periodo d'oro in cui non ti rendevi conto, ma ogni giorno incontravi qualcuno di incredibile. Cioè io ho intervistato a 23 anni Elton John, cagandomi letteralmente addosso, perché insomma non avendo poi questo inglese incredibile, specialmente a 23 anni, però sì,
cioè ti capitava di trovarti di fronte a Elton John. E poi la cosa bella, mi viene in mente a proposito di Elton John, perché tu l'hai intervistato a TRL naturalmente Elton John, perché lui venne anche a fare, Supersonic. Però la cosa bella è che TRL, questo non molti lo sanno, TRL era un programma che facevamo quotidianamente e aveva un successo pazzesco, Piazza del Duomo sempre piena tutti i giorni, degli studi che erano ricavati da un centro culturale sardo in Piazza del Duomo. Perché, come si chiamava il signor Paolo? Buonanima! Buonanima, povero! Oh cazzo, questo è un po'. Però lo facevamo incazzare quando fumavamo dentro, vabbè, scusa. E all'ingresso degli studi, che quindi erano, nel momento in cui non c'era TRL, erano la sede del Centro Culturale Sardo, dove facevano probabilmente delle conferenze sulla cultura sarda, non so cosa facessero, c'era il signor Paolo, che era un signore sardo, bassissimo, che era lì, che fumava come un turco, con una piccola scrivania all'ingresso, e ti salutava quando entravi. Solo che lui salutava nello stesso modo noi e... Noel Gallagher, Elton John, i Korn, Cristina Aguilera, Britney Spears, per loro erano tutti uguali, e c'è questo partito, cioè, buongiorno, chiunque passasse. A lui non gliene frega. Però la cosa bella era riuscire a mescolare il pop con anche figure rock and roll, cioè da TRL passava qualsiasi cosa. Un giorno ti trovavi con i Blu, non so se vi ricordate i Blu, certo, boy band degli anni zero, e il giorno dopo, giuro, i Placebo. Esatto. Che si spogliavano, non essendoci camerini, si spogliavano nel corridoio insieme a noi. In mezzo al Casumarzu, c'era Casumarzu. È vero, i canti della Barbagia, il CD. La famosa volta in cui Dave Grohl a TRL disse che i gemelli diversi facevano cagare. Fece un commento dopo la performance. Strano. No? Ok, raccontatecela un po' questa. No, c'era Marco. Anzi, c'era Giorgia in quel momento. Giorgia, ma si trova su YouTube, si può andare a vedere. C'è proprio Dave Grohl che usciamo e fa che schifo. Dave Grohl. Che cattiveria, io dico perché? Ma già da aveva imparato quella parola lì, invece di dire grazie, detto sparato. Comunque siamo tutti d'accordo che già Davaz guai a chi li tocca. Certo. Guai, super. Guai. E senti, comunque, Fede. Volevo dirvi che mi è arrivato adesso un messaggio di Cesare Cremonini che ci sta seguendo. Posso raccontare questa cosa? Devi. Quando ho iniziato... Quando Fabri chi vuole essere salutato da Padre Pio, basta che mandi un messaggio. Anche Fabiola di 105 ci sta seguendo, mi ha scritto in questo momento. Luca, chi? Fabiola di 105, salutiamo anche lei. Certo. Ciao Fabiola, bella Fabiola. Grande, Fabi. Ciao, allora, ciao. Quando io ho iniziato a avvicinarmi a MTV, praticamente prima che mi prendessero, mi facevano andare a vedere TRL un po' così per come iniziazione. Cioè, praticamente Marco a me mi faceva da affiancamento, sai quando fai l'affiancamento tutor. Al lavoro, no? Da certo. Tutor, esatto. E quindi Marco e Giorgia sono state le prime persone che ho conosciuto. E il primo giorno che sono andato a trovarli a TRL, che mi sono presentato, c'era ospite Cesare con Ballo. Quindi è stata una delle prime persone che ho conosciuto, per cui me lo ricorderò sempre. Battesimo. Oltre che volevi bene Cesare, per tanti altri. We love Cesare, è stato venuto un sacco di volte, è cresciuto lì. Il suo primo momento potrebbe venire in diretta a raccontare delle cose. Anche lui è stato tanto MTV anche all'inizio. Giriamo il link a Cremonini. Fratello, scusate, ma gli mandiamo una mail, Marco. Amici, con tutto. Mandiamo il link. Ragazzi, comunque, con tutto il rispetto, io inviterei Fabiola più che il buon Cesare, almeno alziamo la media, ragazzi. Non è per niente. E mezzo lavoriera così. Sì, così. Dentro, così va bene. No, non accetterò così. Mai Fabiola. Ti credo. Adesso vedi che sei in perché è una gang bang subito. Questa. Ti credo che non accetta. Come, scusa Davide, no, il numero di Fabiola? No, non ce l'ho. Allora mi dovete mandare il link a me che glielo giro a lei.
Solo bambù. Allora, sì, l'unica cosa però ti mandiamo il link solo se ci mandi, prima mandiamo il link solo se ci mandi il numero di telefono tu, Davide. L'unica cosa per allora Daniele Orlando Fabiola, tranquilla, cioè tranquilla Fabiola, non è pericoloso, nel senso adesso vedrai Biggio c'ha quel divano dietro che sembra tanto quello del casting couch, però fidati che è tranquillo. L'altro diventa un letto. Immaginavo, te credo. Grande, ragazzi, te l'ha venduto Mastrota, vero? 700 euro da Mastrota l'ha preso. Oh, mi è sembrato per un attimo sul letto, ma avete tralasciato il cuscino, ragazzi. Quello è il dettaglio bello, il cuscino con le cose d'oro. Quello è bello. Quello fa, ragazzi, vi faccio, vi faccio un regalo che c'è, da un ragazzo che ci fa il regalo. Grande, c'è. Ragazzi, per un momento è stato un ragazzo di campagna con Renato Pozzetto. Cesare, la maglietta! La maglietta c'è! La quarantena è in questi 30 metri, 20 metri quadri. Avete visto? Ragazzi, grande Cesare! Ragazzi, grande! Tutto! Tutti nudi, via. Grazie Biggio, è tutto, ti faremo sapere. Sono voluto entrare senza... E qualche guanto a Padre Pio, aspetta. Nudo. Io volevo esprimere il mio lamento per l'assenza di Giorgia Surina da questa chat. Certo. anche noi non capisco perché abbiate fatto questa scelta maschilista quando sappiamo benissimo che la metà degli italiani che veniva a TRL veniva per Giorgia Surina. Bravissimo. Cioè, per me potevano, infatti sono cambiati tutti i maschi nel corso degli anni e Giorgia Surina è sempre rimasto. Non è un caso, noi abbiamo fatto qualcosa per la parte femminile, Cesare, capito? Perché noi all'inizio di MTV abbiamo detto, ma perché tutti i cantanti italiani vanno ospiti da Match Music, che, no? perché abbiamo le VJ un po' procaci, allora abbiamo detto alziamo il livello e facciamo anche noi. E infatti abbiamo preso Biggio. Dunque, è arrivato Biggio. Dov'è Biggio? Che meraviglia. Raga, tutti a petto nudo. Tutti. Come si chiama questo? Questo è il cigno. Guarda, questo è il cigno. Mamma mia. Cesare. Posso dire allora, che quello col colore peggiore di MTV sono io? sono morto. Vado di aneddoti al volo, così dopo vi lascio perché non voglio disturbare. Avevo i fazzolettini, stavo già commuovendomi, mi ero detto che piangevo un po', eccetera eccetera. Ma la prima... Tieni lì i fazzoletti perché dopo c'è la chat con tutte le donne, quindi si sa mai, non li spreca tutti. Io credo che Luca debba rifarla con tutte le donne. Ma lì sono amici di Rock and Roll Radio, non sono io sono ospite come gli altri. Sì, però... sì, ma tranquillo che cogliamo assolutamente. Per noi è sì, non ti preoccupare, Luca. Quindi vai dici Cesare, dici il momento lacrima. No, vabbè, il primo ricordo, la prima volta che sono stato dentro uno studio di MTV è stato aiutatemi perché ho sempre sbagliato. Chris and Cross. Però Gris e Cross è bello. Bello. Il gruppo rap dei due ragazzini che cantavano tanto. Cioè, è anche un reggiseno Chris Cross, me lo ricordo io. E c'eravamo portati delle bombolette spray che spruzzavano delle robe di carnevale. Sì, scusami Cesare, mi dispiace, c'ero anch'io. Capisco che tu mi abbia completamente... Lo capisco, è giusto. L'avrei fatto anch'io. Cioè, è vero. Vai, mi avrei fatto ricordare che c'eri anche te. Era Select 99. Ma questa cosa, questa amnesia conferma che MTV
era, si basava sulla figa di base, cioè, bravo! E un applauso a sta figa, bravi, bravi ragazzi, bravi, 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 sono anche veramente... noi ci basavamo su quella. No, ma sai cos'è? È che io ero come molti di voi, anche perché credo che anche Nonge e tutti gli altri, cioè noi siamo andati, adesso mi sto comprando come se io fossi parte della squadra, che non è vero, però ma certo che lo sei però, ormai sei buon diritto. Invece sì. Però diciamo che noi siamo andati dentro a quella rete da fan di MTV, da consumatori. È vero. Cioè, è vero. L'impressione è che MTV fosse, come dire, erano i nostri pomeriggi a casa, e poi qualcuno ha avuto la fortuna di lavorarci, oppure come in cui aveva un significato anche per le nostre vite MTV, quindi non era una rete televisiva, era esattamente la nostra vita, e quindi secondo me questo creava una naturalezza e una spensieratezza e una voglia di fare particolare di un periodo, come avete detto, molto d'oro. Però diciamo, ecco, mi sta chiamando la mia ragazza che non sa bene, esatto, cosa sia MTV. Ovviamente hai fatto il look a 23 anni e quindi non si ricorda, e siccome abbiamo fatto la pizza mi sta dicendo che non gliene frega un cazzo delle mie chat, che vuole che vada a fare la pizza. Chiaramente comandi tu a casa, Cesare, vero? Hai visto? Ma io sono nudo perché mi stava frustando. Certo, giusto. La posizione nudo perché non sei tu che porti i pantaloni, come si dice in questo. Lui annuisce solo. Vorrei raccontarvi tanti altri aneddoti che ho con Giorgio Surina, ma lo farò la prossima volta, dai. Perfetto. Tranquillo, li racconto io. Noi portiamo i fazzoletti comunque nel dubbio, insomma. Comunque era solamente per dirvi che vi voglio molto bene a tutti quanti, e tutti avete avuto un ruolo nella mia vita professionale. Bella, grande Cesare. Un grande. Un bacio. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Dai, con sta pizza, forza. Che risate. Comunque, prima stavamo dicendo perché sono da un pranzo alcolico e non ci sto dentro, farei figuracce. Gli ho detto: "Ma va, vieni". Chi è? Fabiola. Fabiola. Sai quando te l'ha scritto? Quando ci siamo messi tutti a petto nudo, te l'ha scritto. Io sono sicuro. Infatti, no, guarda, mi rimetto la maglietta. Bigio, che Bigio, puoi rimettere lo sfondo? Che è andato via, tanto, Bigio, puoi rimettere? Possiamo coprire. Chiedo a Bigio se gentilmente... Mentre vi mettete le magliette, volevo dire, prima stavamo parlando del fatto che gli artisti venivano volentieri nei programmi, eccetera. Ovviamente le case discografiche erano quelle che sostenevano la presenza di artisti importanti anche internazionali, eccetera. Le case discografiche lo facevano per vendere dischi, e il nostro amico Enrico Silvestrin, che faceva il conduttore di Sonic, una sera era il momento in cui cominciava Napster, no? C'era lo scandalo di Napster, si cominciava a scaricare gratuitamente, tutti erano un po' scandalizzati. Una sera, intervistando, non mi ricordo più chi, a un certo punto disse: "Sì, ma poi chi se ne frega, anche voi che guardate la televisione, scaricate tutto gratuitamente, chi se ne frega di questi di queste case discografiche". Io no! Ragazzi, fino a quel giorno lì, Gegè c'aveva un ciuffo così, incredibile. No, c'aveva, esatto, i capelli. Ho perso i capelli quella sera. Pazzesco, c'aveva un ciuffo incredibile. Fino a quella sera lì sembravo Sandy Martin. Ma perché io, Gegè, io già avevo visto oltre, capito? Avevo visto, certo, oltre. La musica liquida, la musica gratis, come oggi. Dimmi se Spotify non è diventato quello, insomma. Poi lascia stare che Spotify non mi ha chiamato, però vabbè, alla fine... Allora, secondo me perché Spotify non hai l'abbonamento premium. No, ce l'ho premium. Allora, io ho sempre gli abbonamenti premium di Gegè, capito? Chiaro? Vorrei dire una cosa: se dovesse mai arrivare Fabiola e Bigio, se puoi mettere di nuovo lo sfondo del motocross che c'avevi all'inizio. Oddio. Fede, grazie. No, allora dicevo che quel giorno che stavo ricordando prima, no? Quando sono entrato per la prima volta nello studio di TRL, ho conosciuto Marco, ho conosciuto Cesare, ho conosciuto Ballo. Il discografico di Cesare, Massimo, a me, a Marco, ci fa: "Ma volete andare la prossima settimana se siete a Roma a vedere gli Strokes?" Ed è stata la prima volta in cui siamo usciti insieme io e Marco. Ti ricordi, è vero, Marco? È vero. Siamo andati a vedere gli Strokes. Dove? Stato dicembre 2003, a Roma? Non mi ricordo. A Roma, esatto. Avevamo un accredito in più, e fuori dalla cassa accrediti Marco fa: "Vabbè, lo regalo". E quindi becca un ragazzo e gli fa: "Lo vuoi un biglietto?" E lui fa: "Sì". E lo prende,
lo grande. Prende e sta zitto e se ne va. E Marco, era, non mi dire che era Julian Casablancas, dimmi che non era Julian Casablancas. No, Marco richiama il tipo e gli fa: oh, comunque grazie. Ha fatto bene, ha fatto bene. Ci mancherebbe, non aveva neanche ringraziato. È vero, io, è vero. E io pensavo, cazzo, che bella la vita di MTV, che ti regalano i biglietti e che stronza la gente che manco ti dice grazie. Ricordi di particolare. Benvenuto, dopo hai imparato. Poi abbiamo imparato. Che figata. E quindi raccontateci un po', Marco, Fede, questo mondo di TRL che prima toccavamo, abbiamo iniziato a toccare l'argomento TRL, anche quello è stato un gran bel periodo, no? Che ci raccontate. Beh, di quei momenti bellissimo. Ma vabbè, ne ha più da raccontare perché insomma lo ha fondato lui TRL. Ma infatti, Marco, scusa, ti voglio fare una domanda io specifica, cioè, come l'hai presa quando TRL poi è diventata RTL? scusa, ok, fatto confusione. Io, scusa. Una piccola gaffa. Non avevo capito, scusa. Allora, dunque, vabbè, sì, è nato con me TRL e diciamo l'ho portato avanti per quasi come lo dicevo appunto ieri sera. Io festeggiavo le 1000 puntate, certo, di TRL mentre Mike Bongiorno festeggiava le 2000 della ruota della fortuna, wow, quindi nel senso, cioè, capito, yeah, contemporaneamente, quindi dici porca vacca, solo che io avevo 25 anni e lui poco più, forse 28, sì, quindi è stata una parentesi meravigliosa della mia vita, ma mentre sei lì, che comunque sei piccolo, dopo 6 anni dello stesso programma, hai voglia anche di sperimentare, di fare altro, cosa che poi ho fatto sia ad MTV che fuori da MTV, eccetera, eccetera. Però sicuramente una bomba, cioè TRL e TRL, e non cioè, ma anche il fatto, cioè, il fatto di avere per un anno abbiamo condotto anche con Fede, con Carolina. Scusa, Marco, cioè, ma come si fa? È la 2000esima puntata, quella della Ruota della Fortuna. Era proprio quella combinazione. Fantastico. Vabbè, e insomma, comunque figo. E il fatto anche di aver passato dei periodi anche fuori Milano, in giro, a Roma, a Napoli, a Venezia, con Fede, eccetera. Gran figata, cioè, veramente figata, bello. Però ci tengo a dire una cosa, ragazzi, che devo dire che per il tipo di lavoro che faccio io, chiaramente spesso mi è capitato negli anni, ormai sono tanti, di dovermi rapportare soprattutto negli eventi live con dei presentatori, quindi con dei anche DJ. Beh, devo dire una cosa, che chiaramente come la professionalità e la semplicità di rapporto che ho sempre avuto con voi durante anche eventi molto, sappiamo bene, faticosi e belli rock and roll, come dire, è incredibile. Perché avete proprio quella cosa tutti, lì. Comunque, ragazzi, lo dice a tutti, dice a Frank, dice a tutti. Però posso dire una cosa, Ale. Cioè, in questo momento della puntata dice questa cosa. Alle 19, certo. No, davvero, per tutti, me è una roba. No? Ci tengo a dirlo. È nel format. Grazie a lei, insomma, tu sei il numero uno. Bisogna dirlo, esatto, noi siamo tutti comunque del mondo del rock and roll e quindi lo sappiamo, cioè come Alessio non c'è nessuno, ragazzi, cioè, è il più bravo. Scrive lui le mail, ragazzi, come scrive lui le mail non le scrive nessuno. No, sul palco è dritti, cioè nel senso, cazzo, incredibile. Ragazzi, Marco, vabbè, ma cioè, mi quando dice, c'è lui ti puoi fidare. Cioè, Marco, posso raccontare io un aneddoto su questi ragazzi che stanno facendo la trasmissione stasera? Quando nel 94 io stavo a Londra, venivo a Milano, 95, venivo a Milano perché lavoravo a una radio dove lavora per esempio Federico Russo adesso, per dirne una. Venivo e, ragazzi, le serate più belle io me le facevo al Factory di Milano. Serate più belle in assoluto me le facevo lì. Non me le ricordo. Lascia stare che mo non me le ricordo. La mortazza alle 5:30 del mattino. Ragazzi, io penso che d'aneddoti ne sai più tu di me che non io di me, perché ovviamente c'erano dei fattori alteranti. Hai dimenticato. C'erano delle casa cose. Mozzanica, il frigorifero di casa Mozzanica in quegli anni lì ha accolto un sacco di amici. Io vi dico, ha sfamato un sacco di amici. A parte che al Factory vidi, e mi sa che Gegè c'era, Luca, mi sa che c'eri tu, Plant e Page insieme.
morto. Oddio, io Plant and Page li ho visti al Festival di Sonoria, li ho visti al Factory sono venuto a abitare a Milano per lavorare per MTV nel 96, per cui nel 95 ero ancora a Roma. Non so come Biggio sia riuscito a ritrovare proprio quella fetta di mortazza di Casa Mozzanica, però... Io, guarda, veramente la bellezza di quel locale ai tempi, capelli lunghi, cubo, poi aveva il locale rock con i cubi, con le fighe sopra, quindi era il massimo, cioè io proprio andavo fuori di testa in quel locale. Perché non lo fai più un posto del genere? Non si può rifare. Cioè, lo dobbiamo fare virtuale adesso. Sì, ma adesso anche la figa è virtuale, passato. Perché almeno lì c'era, ma qui non c'è più. Suonato pure nell'altro. A Rock Planet. Io invece mi ricordo in quegli anni, cioè ogni sera c'era un evento di MTV, mamma che era una bomba atomica. Mamma le feste di MTV erano bellissime. Martedì, non lo so, c'erano i Mercury Rev che suonavano a Rolling Stone e tutte le settimane, tutti i giorni c'era una festa di MTV meravigliosa in quei locali che purtroppo, perché legato ad MTV, secondo me, a Milano, chi non è di Milano mi dispiace, c'erano anche dei locali proprio legati in maniera indissolubile. Rolling Stone è uno di quelli. Rolling Stone facciamo le Brand New Night ogni lunedì sera le Brand New Night con tipo Maximo Park, quelli che in quel momento lì erano forti. Bellissimo. Io mi ricordo proprio che entravamo in ufficio la mattina e la prima cosa dopo il buongiorno era: ci vieni stasera ai Mercury Rev? Ci sei stasera? Era incredibile. Stavi ancora recuperando dalla sera prima. Stavi ancora in hangover dalla sera prima, praticamente. Quello era sempre, ovviamente. Ma certo. Ma poi, ragazzi, vogliamo parlare degli i vari MTV Days che ci sono stati tra Genova, Torino, Bologna, Valencia, Parco Nord, quegli anni erano. Sì, Firenze erano Coca-Cola MTV Live Awards, gli Awards. Awards negli ultimi anni, abbiamo fatto fino al 2015 anni. Però vabbè, gli MTV dei storici chiaramente Arena Parco Nord, Arena dove si pigliava Nord. L'acqua sempre, always. Mamma, no, guarda, questa roba qua è uno sbiadito ricordo, in realtà è come Pasquetta, un anno una sola veramente volta veramente piove 2007 con i Killers, era il 2006 con i Killers, giustamente guarda che il 2007 fu l'anno in cui facemmo la doppia Milano, bravo bravissimo, 2006 per cui il 2006 c'erano i Killers, era il primo anno in cui c'era Fabri Fibra, Mondo Marcio, c'erano i Lacuna Coil e c'era questa roba dei Killers poveretti che hanno suonato davanti a 3.000 persone, 80 persone. Come voi mi insegnate, quando un concerto è gratis e comincia a piovere, la gente se ne va. Se invece ha pagato il biglietto, rimane. Io invece volevo ricordare le feste che facevamo, l'after show tra di noi nel capanno, un capannoncino dove il Dege metteva sempre i dischi, facevamo le 6 del mattino e quelle erano le mie feste preferite della mia vita. Cioè, se io devo pensare alle feste preferite della mia vita, erano quelle lì. Bellissimo. Una sera noi DJ maschi tutti in camera di Silvestrin. Strano. Cazzo, ma sempre maschi, mannaggia la miseria. Facciamo queste uscite a Bologna. Ti posso dire che era veramente il liceo. Era la quale del liceo. Capito? E Silvestro ci fa: oh ragazzi, non potete capire questa cosa stupenda che è diventata la scena fiorentina di Marco Masini, stupendo che rifai Metallica, dovete sentire troppo questo pezzo dal mio iPod 14.000 che ce l'aveva solo lui aveva sempre tutti i modelli premium. Allora prende e ci mette su questa cosa che era e chi se ne frega la versione di Masini di Nothing Else Matters, che bello, Aquarium di Ariel le storie tese. Che bello, l'avevo appena scaricata da Napster. Il giorno dopo eravamo tutti stati sfidati a Silvestro, andare in onda sul palco dell'Arena Parco Nord e dovevamo ognuno buttare in quello che dicevamo a caso un pezzo della canzone. Poi qua il tempo si abbuia, ti ricordi? Sì, è terribile. E poi c'è una aprire un altro file. Feste a Londra. Feste a Londra. Minchia. Del mondo. Minchia. È meglio che non lo apri quel file lì.
e tutto esplode. Vi ricordate quel tipo di festa? Era l'eccesso, certo, assoluto. L'eccesso legalizzato. Scusa, una volta solo per i dipendenti di MTV Italia, Inghilterra, Europa, Germania, eccetera, tutte in un albergo, quindi installatore, si facevano installatore, no? E la roba bellissima era che poi era un weekend intero praticamente a Londra. Dopo la prima sera tutti completamente devastati, gente che vomitava per strada. Io ho ricordi proprio violenti di quelle feste lì, bellissime. Si chiamavano rave comunque, Fra, era un'altra cosa. Allora, forse Gegè... Non so se vi ricordate, ma ci fu una volta in cui noi facevamo l'Heineken Jamming Festival a Imola e c'erano i Chemical Brothers, che erano un po' dei nostri amici, nel senso... Numero uno, questo aneddoto è il massimo. Esatto. Attenzione, scusa Luca, guarda sotto di te, che abbiamo qualche diapositiva nel frattempo. Vai, tra poco, pensando in quadro foto delle varie cose... Parla Luca. E quindi insomma e a un certo punto eravamo lì con i Chemical Brothers e dicevamo, però dobbiamo fare qualcosa stasera a Imola, non c'è niente, era finito tutto, per cui ci facciamo organizziamo noi una festa per i Chemical Brothers, e all'ultimo momento trovammo uno scantinato di un ristorante che si disse, boh, se volete io chiudo tipo a mezzanotte, però, e quindi prendemmo questa sotterraneo del ristorante, abbiamo accroccato una console per il DJ set, abbiamo fatto questa festa memorabile in pochissimi con i Chemical Brothers, mi ricordo che c'era Mao che era un altro dei DJ che a un certo punto tipo in albergo che nessuno si decide, sai quando Mao. Tu devi andare in un posto ma nessuno si decide ad alzarsi, no? Tipo vabbè, allora no, vabbè, andiamo, c'è la festa, la cosa, a un certo punto Mao si alza, guarda i Chemical Brothers e fa here we go. Un pezzo dei Chemical Brothers ha spaccato, cazzo. Grande Mao, che meraviglia. Dite un che po', meraviglia. Ma perché dopo tutta questa bellura invece non ci raccontate qualcosa che è successo di un po' teso, di qualcuno che vi ha fatto Enrico Silvestrin, vuoi raccontare? Enrico, a te la parola. Non ho capito perché state pensando a me, questo mi è misterioso. Io mi ricordo un Heineken Jamming Festival finito malissimo, il primo Heineken Jamming Festival. Gegè, tu c'eri? Certo, sì sì. Che sì. A un certo punto io ho preso troppo sul serio il fatto che fosse l'Heineken Jamming Festival, cioè mi sono concentrato molto meno sul Jamming Festival. A me non mi potevi portare a un festival tante ore, dovevo arrivare per, cioè tipo, ok, stai tre ore e te ne vai. E invece lì dalla mattina era difficile. Poi tra l'altro c'era Anouk, per la quale io già mi ero ubriacato preventivo solo per parlarle. Carina Anouk. Anouk è bellissimo. È stata bellissima quell'intervista in cui le chiedevo il numero di telefono, te lo ricordi? Non mi ricordavo, avevo rimosso. Cioè, quell'intervista in cui parlavamo della misura del suo reggiseno, no? Ovviamente, no? Fu un'intervista molto bella. E insomma, alla fine c'era Vasco. E era il primo Heineken, c'era Vasco che praticamente faceva l'headliner, io stavo un po' oltre, diciamo, pizzichetto, e devo andare a fare il lancio di Vasco Rossi sotto il palco, proprio sotto il palco, nella parte dove ci sono i fotografi, e mi ricordo, pubblico, per MTV. Esatto, non avevamo dei pass al collo, avevamo dei braccialetti, vado lì un po' alticcio e c'è un cordone di carabinieri che praticamente mi fermo, dove vai? E io gli faccio questo gesto così per fargli vedere il braccialetto, faccio questo gesto così per scoprirmi la manica e lui mi dà una cartella in faccia. Fine delle trasmissioni, sono finite le trasmissioni, finito, fine del Jamming Festival per MTV. Io sono finito in questura, sono finito in questura. Chiaramente incapace di intendere di volere e a quel punto anche esagitato, cioè è stato un momento abbastanza complicato, però poteva succedere, ragazzi, queste cose succedevano. Dopodiché gli eventi nostri con la nostra security, cioè la Prai, non succedeva mai perché erano ragazzi sempre super educati, certo. Prai. Io pagavo il canone della Prai, tutti, pagavo ragazzi. Il canone della Prai, bella stradella, bell'Anto, bella stradella, insomma, bell'Antonio. E bella Biondani, che vi ricordo che ci sta seguendo, ragazzi. C'è Biondani che ci sta seguendo. Grande Biondani. Teo! Teo!
Se fosse una donna che ci sta seguendo, se fosse una che ci segue, una, zero, niente. Niente. O comunque, ragazzi, volevo dire una cosa sola, ma che figata è? Ma no, così per dire. Per dire, no, bellissimo, ma, bellissimo. Vorrei dire la stessa cosa, nel senso che in questi giorni tutti abbiamo fatto e visto dirette, Instagram, quella. Posso dire che questa è la più bella. Sempre, ragazzi. Veramente, ragazzi, veramente. Ma sai perché? Sai perché? Perché alla fine abbiamo raccontato un sacco di cose. Ma non abbiamo detto una cosa, poi ci sono stati dei piccoli screzi, ovviamente in un gruppo così, però ci vogliamo bene, cioè ci volevamo bene, questa è la che cosa, bello, che bello. Non ce ne fregava un caso, noi volevamo fare la nostra cosa nel modo migliore possibile, certo, per quanto potessimo grande, farlo. Grande, la linea giusta. E c'è arrivata, Marco, c'è arrivata tutto. Bravi, siete veramente bravi ragazzi. E possiamo andare dalle nostre famiglie adesso. Voglio aggiungere una cosa che ho sempre detto negli ultimi anni. Questa è stata l'ultima scuola televisiva, l'ultima volta che un canale televisivo ha espresso un insieme di talenti giovani, nuovi, ha lanciato dei talenti televisivi tutti insieme, comunque nel corso degli anni, che venivano fuori da un'esperienza televisiva. Non è mai più successo. È successo ma con Instagram. Luca, mi verrebbe da dire, scusa, una domanda altrimenti. È fatta una domanda però, Luca. No, la cosa assurda, la cosa più incredibile è che l'unico che fa televisione è Biggio. Perché fa l'hard, fa il casting couch, per quello. Esatto. Ok. fantastico. Posso dire una cosa, Alessio? Posso dire una cosa? Tanta gente è orfana di MTV, tanta gente. Leggo i messaggi che stanno arrivando, tante persone orfane di MTV. Posso dire che forse i primi orfani di MTV siamo noi? Per forza. Che un po' ce l'avete tolta. E questo è stato un dispiacere. Beh, sicuramente per quel che mi riguarda è stata più che un'esperienza professionale. Sì, certo, non ci piove, non c'è dubbio. Questa è la cosa, io che ancora lavoro per Viacom, CBS, cioè l'azienda che produce MTV, VH1, Paramount e tanti altri canali, è semplicemente un cambio di epoca, no? Nel senso che tutti i canali evolvono, cioè qualsiasi canale televisivo di adesso è diverso da quello di 20 anni fa, per cui ci sta che le cose cambiano. Però, Luca, posso chiederti una cosa? Magari sembrerà una provocazione, però ti faccio questa domanda. Non vogliamo pensare di riaprirla in un posto in cui possiamo trovare tutta la strumentazione e tutto il necessario, cioè a casa di Silvestrini? Vieni qua, è fatto. No, spettacolo. Lui c'era prima di tutti noi, è giusto che continui a essere. Che lui porti avanti la bandiera. Io do la stanza. Ma tua, che meraviglia sarebbe! Io ti acchitto per bene. Che mi viene da piangere. Io Gegè lo faccio lavorare ai massimi livelli. C'ha pure il fax, ragazzi. Gli faccio trovare il fax. Lui lavora ancora col fax. Sempre, te lo dico. Cioè. C'è sempre quel countdown per la fine del mondo che mi inquieta. Quello di Lost. Tutto ok. No, siamo veramente. È un peccato perché a un certo punto a MTV gli è venuto un po' il coronavirus e si è messo in quarantena dalla musica. Questo è stato sì, un po' però quella roba lì si chiamava YouTube, Enrico, lo sappiamo benissimo. Cioè nel momento in cui la musica ha cominciato a essere ovunque, non c'era più bisogno di aspettare il tuo video preferito davanti alla televisione, ovvio che finiva tutto, ma non in Italia, cioè finiva tutto, che cambiava tutto, è successo così anche in America. Hanno avuto il loro momento per sfogarsi su YouTube e tutto, adesso è il momento di ritornare, secondo me. Infatti, musica solo di contenuti. E di secondo me, ragazzi, e secondo me va riaperto pure il Factory col cubo, basta. Con i cubi. Con il social distancing adesso come fai? Viva l'aggregazione. Tu che hai i locali con la il distanziamento sociale, come faccio a dire vado al rock and roll figo così incontro un sacco di miei amici, ci beviamo delle birre tutti ti devi portare il cubo tranquillo. Guarda che il cubo del Factory misura pure la febbre,
ti misura pure la febbre, un attimo. Come sali sopra con la tipa? Misura la febbre a tutte e due, un attimo. Luca, lasciamo salito, stare. Ricordo che dopo questo distanziamento, quando finalmente si potrà riniziare, ci saranno degli abbracci bellissimi. Diciamolo, diciamolo. Certo, speriamo che non siano solo abbracci, perché ragazzi, così stiamo rovinati. C'è qualcosa di bene. Oltre alla... Purtroppo a Rock and Roll vi devo dare questa notizia. Perché l'ho finita io negli anni. Quindi la birra a Rock and Roll non c'è più, si potranno fare tante altre cose. Scusate, Vito si è messo con lo stesso sfondo di Pinocchio. Sei proprio stupido! Scemo! Scemo! Cretino! Becile! Scemo! Scemo! Cretino! Dico un'ultima cosa. Prima dell'inizio della quarantena mi ero scambiato dei messaggi con Biggio e Nongio perché volevo organizzare una visione pubblica di culto a 5 anni dall'uscita del più bel film in assoluto che loro hanno fatto, che è La solita commedia. Film che consiglio a chiunque di andarsi a vedere, ma è su qualche piattaforma? Credo forse su iTunes, ma credo che sia di Sky, e Sky non lo manda più in onda. L'ha bloccato, dobbiamo pericoloso. Film della Madonna, film bellissimo. Cioè, ma che mi vuoi dire? Ma c'è un'ipotesi complotto qui, mi vuoi dire? Veramente? Cosa, il coronavirus, dici, può essere. Cazzo. Non lo so, un film pericoloso. Cioè, tu non sai, il tuo film non sai chi ce l'ha in mano in questo momento? Film comodo. No, credo Sky. Enrico, risolvi tu. No, qua ragazzi, qui c'è un mistero, che si infittisce, ragazzi. Adesso! Biggio, mamma mia, io penso che anche Mandelli vuole delle risposte a questo punto. Quel film dov'è? È vero che tu ti sei buttato a capofitto nell'hard, nel mondo, capito? Cioè, dove non c'è pellicola. Premium. Però secondo me lui vuole sapere chi ce l'ha sto film. Se no Gegè non può organizzare l'evento. Gegè, tu mi devi organizzare l'evento, come si fa qua? Madonna, che meraviglia, fantastico. Guarda che Biggio sta cercando un'altra stronzata. Faccelo, dai, fra. Cosa? Cosa direte un gioco della quarantena, Madonna? Non ci voglio neanche pensare. posso chiedere a Fra e Biggio se c'è qualcosa di più divertente di quelli che sbagliano i tormentoni? È vero. Io tipo, com'è che gli fai? Ma che cazzo, vaffanculo Gianluca, vaffanculo, no. Gianluca sei una merda. Che ridere. Allora, ma non l'ho mai detto. Voglio morire veramente. Oh my god, grazie ragazzi, andiamo a cucinare, che siamo in diretta. Magari noi grazie a tutti, a scusate la parola era Galeotto, il libro da mo che ti abbiamo detto, sono 3 ore che ti abbiamo detto Galeotto, se non c'è senso, sono 3 ore che ti abbiamo detto Galeotto. 3 ore. Ma che cazzo c'entra Galeotto? Cicisbeo, sei un cicisbeo. Ciao a tutti. Ragazzi, Maccarini deve andare via, ragazzi. Maccarini se ne deve andare. Grazie Luca, grazie Marco. A preparare la cena, ma ragazzi, vediamoci di persona, che è molto più bello. Ragazzi, voglio concludere così. Comunque tutti a rock and roll, ragazzi. Tutti a rock and roll. Continua su BBC. Tutti a rock and roll. Bravo Fede, sempre rock and roll. Dobbiamo fare una serata al rock and roll quando riapri, Davidone. Assolutamente, Luca, assolutamente, per forza. Allora, ragazzi, Enrico, ti ho scritto a casa. Volentieri, adesso io chiudo il collegamento e finiamo. Per il rimborso della rete, a chi devo chiedere? Enrico, ti contattiamo, non ti preoccupare. Contatta il Factory, chiamo l'Inps, c'ho il PIN. Radio One, Silvestrin. Noi andiamo a fare la pizza, lui continua su BBC Radio One. Scusate ragazzi, fatemi dire una cosa da tremendo. Ema,
Hai guardato Enrico, così devi essere, capito? Cioè, la nostra regia, infatti, così. Un tutorial di un'ora e mezza. Grazie, Henry. Ma che begli occhiali che c'ha Marco. Oh, molto fermo, fermo. Aspetta, guarda lì. Boh, 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 e attenzione, guarda che bella coppietta qua. Hai capito? Go, sai che quegli occhiali lì, se li metto io, mi stanno come i Ray-Ban normali. Ciao amici, buona pena. Ciao ragazzi, è stato bello. Bella, ciao, 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 grazie di cuore. Ciao, su Pornhub. Su Pornhub, biggio.com, biggiocasting.com. Vedi, non riusciamo a mettere giù.